La notte la terra non scotta. Con questo claim si è ripetuto per il terzo anno la vendemmia notturna a Tenute Maci di Cellino San Marco, un rito propiziatorio e di buon auspicio nel rispetto di un'antica tradizione popolare contadina per affidare alla benevolenza delle divinità della terra il raccolto della nuova annata. Una variabile sostanziale per la vita di un produttore vitivinicolo è il tempo, quell'attesa quasi catartica che dalla cura della barbatella all'arrivo sulle tavole di un calice di vino è un esercizio quasi mistico, fatto di attese. Un vino si fa in campagna, ha detto il presidente Maci, con fatica e con passione, superando difficoltà e intemperie. Quest'anno con 25 soci su 230 ettari abbiamo iniziato il progetto Qualità, avviato da diversi mesi e che nei giorni scorsi ci ha visto praticare il diradamento. Vogliamo solo le uve migliori. Alla vendemmia notturna di Due Palme, che si è tenuta nella magica notte di San Lorenzo, si sono registrate presenze importanti. Da Tiziana Colombo, la nonna paperina del web, a Doriana Tucci, nota ai Food Addicted come la signora dei fornelli, dal direttore di Wine News al direttore generale di La Durée, accompagnato da un giornalista di Vogue Giappone. Giornalisti e blogger di fama nazionale venuti in Salento per raccontare un territorio. È così che il vino diventa strumento di marketing territoriale. Festeggiare insieme questo momento in una notte particolare dove cadono anche le stelle, con una preghiera al Padre Eterno che ci possa aiutare in questi due mesi che manca la vendemmia, non due mesi, un mese, che possa essere propiziatorio per fare una vendemmia ricca, abbondante, ma soprattutto di grande qualità. La comunicazione è molto importante perché bisogna proprio trasmettere valori del vino locale del Salento come dei vini veri, autoctoni, ma non come vini da taglio come si usava un tempo. E purtroppo, soprattutto sul primitivo, temo, ci sia molto pregiudizio ancora, per cui bisogna davvero fare molto per farlo conoscere e per diffonderlo fra le persone che sono appassionate di vino buono comunque.